Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video spiego come aumentare gli FPS su Ghost of Tsushima. Come puoi vedere, gli FPS che riesco a fare a 30 FPS. Però grazie alle nuove impostazioni che stanno nel gioco è possibile arrivare sopra i 150 FPS, 170 FPS. Io ho una 1660 Super, un processore Ryzen 5, 3600 e 32 GB di RAM. Questi sono gli FPS massimi che riesco a fare. Quindi in questo caso, quando andate ad avviare il gioco, vi uscirà prima la parte iniziale di questo launcher. Andate direttamente su schermo, impostate così l'FSR 3.0, prestazioni ultra. Qua sopra metti attivo più potenziamento, poi per il V-Sync metti no, quindi lo disattivi per aumentare gli FPS, quindi dare FPS illimitati. Qui metti su AMD FSR 3.0 Frame Generation. Una volta fatto, chiudi qua, fai accetta, vai di nuovo su opzioni, vai su grafica ed eccoli qua. Metti tutto basso, grafica base. Togli la vignettatura, togli anche la sfocatura, occlusione ambientale ed ecco gli FPS che sono aumentati. Quindi se tu hai una buona scheda grafica e usi queste impostazioni grafiche, sicuramente farai più di 300 FPS su Ghost of Tsushima. Quindi era un piccolo tutorial su come aumentare gli FPS su Ghost of Tsushima. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao! Arrenditi. Spiega a tuo zio che può portare facilmente la pace del paese. Fallito.